Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la, con la SDS, la serie delle sette, signori miei, con i nostri gamberetti alla conquista del mondo. Si è appena concluso il mercato, siamo entrati nel mese di febbraio, noi siamo secondi in campionato, se non ricordo male, no, siamo terzi in campionato con una partita in più rispetto alle prime due in classifica, rispetto a Portsmouth e Charlton. E niente ragazzi, prima di partire col video e con le prossime partite, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Vi ricordo che se mi volete seguire mi trovate sui social come Maullo941, sia su Facebook che su Instagram, il link è in descrizione. E se volete supportare il canale con delle piccole donazioni potete farlo tramite il link che trovate anche questo in descrizione, tramite appunto PayPal. Detto questo, signori miei, partiamo con il video. Ok raga, allora abbiamo un sacco di mail, andiamo a vedere tutte queste mail che arrivate nello scorso episodio. Resoconto squadra giovanile. Ok, infortunio in allenamento. Raid si è rotto per 8 giorni. Ok, va bene. Che cosa gli è successo? Contusione al gomito. Aggiornamento dell'osservatore. Ok, dalla Svezia. Emil Lundberg 51-69. Mamma mia, che brutto. Poi abbiamo Anton Fredriksson 63-87. Brutto pure lui. E poi Anton Eklund 67. Eklund, scusatemi, 67-89. Brutto anche lui. Niente, torna da quando trovi qualcuno di interessante. Morris, chi ci ha portato invece? Dalla Spagna. Gabriel Rodriguez 52-70. Mamma mia. Sergio Torres 51-71. Inguardabile. Andrés Ferrares 63-85. No. Adam Romero 66-88. Bei giovani che ci hanno portato dal mondo. Offerta per il trasferimento per Harwood. Ho detto de no. Non si muovono. Questi non si muovono. Addirittura chi era il Red Bull che ci ha offerto il Salisburgo? Porca miseria. E ultimo giorno di mercato si è concluso. Ok. Johnson, hai le qualità giuste, ma de che? Per vendere le patatine durante l'intervallo. Va bene, facciamo finta. Niente, facciamo finta di niente, andiamo avanti con il campionato, signori. Siamo nel mese di febbraio. Infortunio in allenamento, me l'avevi già detto. Sì, Reid che si era rotto in allenamento, mi era stato già detto, ed è fermo per 8 giorni. Dai così. Aggiornamento di Nicky. Oh, è arrivato Nicky. Naka vuole giocare. Ok, abbiamo una serie di cose da sistemare. Allora, Nicky vediamo chi ci ha portato dal Camerun. Teko Diaganà 49-67. No. Alfandry, no, no, 57-75, no. Amadou Lua 58-78, no. Mamadou Mbarga 62-82, no. Teko Ayasu, questo lo prenderei solamente, raga, per il biondo dei capelli. Cioè, questo sarebbe solamente per il personaggio che te andrebbe preso, ma no, 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 non abbiamo niente che fare con questo. Chat giocatore, vediamo chi è che parla. Ah, Naga. Naga vuole giocare. Ok. Naga lo faremo giocare a questa partita. Allora, andiamo a sistemare la rosa. E la formazione. Allora, abbiamo Morris Claudio. Quindi, turno di riposo per Morris. Gioca Naga, signori miei. Casadei, Amponsah, Reid fuori. Facciamo giocare a Mariani. Nicholson, Mitchell, Hamilton, Harwood, Drollo. Fuori Harwood, no, fuori Hamilton. Dentro Salazar. Andiamo a lavare Reid, che è arrabbiato, che è infortunato. E ci portiamo Watts. Così abbiamo Watts, Hamilton per la difesa, Esposito e Sullivan. E poi Morris e Teco. Perfetto, ok. La squadra ce l'abbiamo, signori miei. La squadra ce l'abbiamo. Andiamo in campo. Non mi ricordo contro chi giochiamo. Non mi ricordo, contro il Charlton. Ah, perfetto, raga, scontro diretto contro il Charlton Athletic. Scontro diretto, signori miei. Loro vengono da una sconfitta contro l'Accrington. Siamo a casa nostra, sabato 5 febbraio, raga. Che ci facciamo contro il Charlton? Aia, 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 aia. Vinciamo 2-0. Dai, è così. E dai, grandi, raga. Gol di Casadei e di Nicholson. Bella così, si è rotto Harwood. Va bene, questo lo vediamo dopo. Sono usciti Amponsah, Mariani e Naga per Esposito, Sullivan e Morris. Raga, vittoria importantissima questa, raga. Cioè, se ne va, i gamberetti se ne vanno, se ne vanno. Siamo primi addirittura, con una partita in più su Portsmouth e Charlton. Siamo primi a 72 punti, signori miei. Spettacolo, spettacolo. È triste essere relegato. Oh, Johnson, te l'avevo detto di andartene a cercare fortuna altrove. Te sei voluto restare. Cosa sono? Gli attaccanti. Aspetta, gli attaccanti, però facciamo una cosa: mettiamo gli altri due che ci mancano, che devo poi sistemare. Ovvero Morris,
Velocità scatto, controllo palla, dribbling e agilità, va bene, allenati lì. E poi leviamo Villalba e andiamo a mettere l'altro attaccante che non è stato messo in allenamento, che è Claudio, che anche lui si allena in dribbling, finalizzazione e potenza tiro. Dai, dai così, dai così. Oh, bravo Claudio che sta alla 71, Teco sta alla 61. Raga, porca miseria, stiamo costruendo un carro armato di squadra, raga. Stiamo costruendo un carro armato di squadra. Andiamo a leggere le mail. Giocatore infortunato, chi è? Harwood per 8 settimane. 8 settimane, mamma mia, sono 2 mesi, 8 settimane. Essere regalato è la tua opzione migliore. Ciao, Naga, grazie per prestazione autorevole. Bravo Naga, bravo Naga. Bravo Naga. Allora, andiamo avanti con le giornate, raga. Andiamo avanti con le giornate. Ora giochiamo contro il Coverty. Il Coverty. Andiamo a sistemare la rosa. Harwood è rotto, va bene. Allora, Naga Claudio. Naga, allora, facciamo giocare a Naga perché facciamo fare 2 partite di fila e facciamo entrare Morris al posto di Claudio. Casadei facciamo giocare Sullivan, se no mi si arrabbia. Amponsah e Mariani va bene. Nicholson, Mitchell, Salazar. E qui mettiamo Hamilton, Drollo, McKinley. Ok. Vaz ce lo possiamo portare, Harwood no perché si è rotto e noi ci portiamo Cunningham. Ci portiamo Cunningham, va bene, va bene, va bene. Sì, è la miglior formazione che possiamo schierare, raga, è la miglior formazione che possiamo schierare. Anche perché tra stanchezza, tra infortuni siamo messi un po' così cosà. Allora, contro il Coverty. Siamo fuori casa, 8 febbraio 2022. Loro vengono da una vittoria contro il Plymouth. Noi che ce famo? Ci vinciamo 1-0. Taglia così, raga. Taglia così. Dai così. Mamma mia, che cose brutte però che vedo. Gol di Mariani 1-0. Poi sono usciti Morris e Naga per Teco e Claudio. E si sono rotti sia Morris che Teco. Mamma mia, che serie di infortuni pesanti che stiamo avendo. Che serie di infortuni pesanti. Giocatore infortunato 9 giorni, Teco, va bene. E invece Morris 3 giorni, va bene. Quindi sono recuperabili, però è impressionante. Proprio sfilza di infortuni. Nuvoletta nera, giochiamo contro l'Ipswich. Allora, abbiamo una partita in più rispetto al Portsmouth e 2 partite in più addirittura rispetto al Charlton. Mi sembra un po' esagerato ora questo divario che stanno creando, raga. Mi sembra un attimino esagerato il divario che stanno creando fra noi e le altre squadre. Allora, Morris è troppo stanco, gioca Claudio. Sullivan fuori, torna Casadei. Amponsah, Mariani. Mi sembra che non abbiamo nessuno al centrocampo da poter far. Ah, Reid è tornato, quindi Reid a posto di Amponsah e Mariani di là. Nicholson, Mitchell, Hamilton, Drollo. Ok, io devo capire però se c'ho abbastanza giocatori per. Allora, Amponsah ce lo portiamo a posto di Teco. E poi, vabbè, Vaz ce lo possiamo tenere. Johnson, Harwood è rotto. E possiamo fare qualche sostituzione in più. Facciamo una cosa: facciamo rifiata. Facciamo andare in campo Saz a posto di Hamilton. Tanto siamo più o meno lì. E poi non tocchiamo nient'altro. Dai così, dai così. Dai, 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 raga. Dai, raga, dai, raga, dai, raga. Che ci crediamo. Dai, raga, che ci crediamo. In casa contro l'Ipswich. Aia, aia, questo è pesante, questo è pesante. In casa contro l'Ipswich, sabato 12 febbraio 2022. Loro vengono da un pareggio contro l'Accrington. Noi che ci famo? Ci pareggiamo, calma, calma, calma. Va bene, va bene. Gol di Nicholson che la riprende al 62esimo. E gol loro al 39esimo. Ammonito Vaz, però va bene, raga. È sempre un punto che ci portiamo a casa. Spesso i campionati si vincono anche per un punto di differenza. Non sempre bisogna avere le stragi praticamente di punti. Andiamo a allenare i centrocampisti, sì. Andiamo a allenare i centrocampisti. Le voragini praticamente tra una squadra e l'altra. Si vincono anche con un solo punto di differenza. E il nostro obiettivo è proprio questo, raga. Il nostro obiettivo è riuscire a portare a casa sempre dei punti importanti. Allora, siamo secondi con una partita in più e Portsmouth con una partita in meno al nostro stesso punto. I nostri stessi punti. Noi con 2 partite in più rispetto all'Hull City abbiamo solo 4 punti di vantaggio. Porca miseria, ce la faranno sudare fino all'ultimo. Ce la faranno sudare fino all'ultimo perché non ci rimetteranno a pari con le partite, raga. Non ci rimetteranno a pari con le partite. Voi vedrete, voi vedrete, voi vedrete che non ci rimetteranno a pari con le partite. Siamo in casa contro l'Accrington. Ultima partita del video, raga. Naga Claudio. Allora, qua rimettiamo Morris è tornato, sì. Perfetto, Morris Claudio.
Allora, Claudio è un piede destro, gioca di là. Lui è un piede sinistro, gioca di qua. Perfetto. Casadei, Mariani, Reid, Nicholson, Mitchell, Salazar. Qua ritorna Hamilton, Drollo. Va bene così, va bene così, va bene così. Dai, la prossima canzone facciamo giocare Sullivan, Esposito. Vediamo un attimo di fare un po' di turnover alla prossima partita. Questa, vediamo di portarcela a casa, raga, contro l'Accrington in casa. Sabato 19 febbraio 2020, e loro vengono una sconfitta contro il Bolton per 3-0. Noi che ce famo? Dai, raga, 4-0 prendi e porta a casa. 4-0, raga. Tripletta di Nicholson. Ma io devo andare a vedere quanti gol ha fatto Nicholson, raga. È pauroso sto ragazzo. Tripletta di Nicholson e un gol di Casadei. Sono usciti Hamilton e Reid per Watts e Amponsah. Bella così, 4-0 che non lascia nessun dettaglio. Ho bisogno di giocare più spesso. Vaz, a non ci rompere le scatole. Siamo tornati primi. Vabbè, ma non significa niente. Abbiamo sempre una partita in meno rispetto al Portsmouth e due rispetto all'Hull City. Voglio semplicemente andare a vedere, raga, quanti gol ha fatto Nicholson. Perché è pauroso, sto ragazzo. Statistiche: dove sta Nicholson? Nicholson, Nicholson. Ha fatto 28 gol e 6 assist in 39 presenze. Porca miseria. Porca miseria, signori miei. In League One ha fatto 32 gol. Mamma mia, tantissima roba, signori miei. Comunque, detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per il like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella, raga. Ciao!